8 a.m. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to my dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's still now and I'm stuck in my bed. Buondì, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi Get Ready With Me un po' particolare, perché mi preparerò con voi per andare a lavoro, ma sarà una specie di Get Ready With Me mischiato a un mini vlog, perché ho un bel po' di cose da raccontarvi, soprattutto perché per tipo una settimana e mezza sono sparita completamente. Ma nella mia vita, nel giro di una settimana e mezza, si sono ribaltate un sacco di cose. Tra l'altro ha fatto molto ridere perché io vi ho postato il video in cui vi raccontavo che appunto avevo iniziato a lavorare, e tipo un giorno dopo è letteralmente cambiato tutto. Quindi sono qui per spiegarvi effettivamente che cosa è successo, perché spoiler, mi sono licenziata da una parte e sono stata assunta da un'altra. Questo è il succo del discorso, ma adesso pian piano capirete. Tra l'altro stamattina inizio a lavorare presto, cioè in realtà presto come tutte le altre mattine in cui lavoro, perché inizio alle 10. Mi sono svegliata un pochettino prima rispetto al solito perché volevo portare il cappuccino alle mie colleghe, quindi devo passare a prenderlo e dovrò uscire di casa circa un quarto d'ora prima, 20 minuti prima, in modo che faccia tutto con calma. E quindi solo per questo oggi avete visto la sveglia alle 7.45, anche se attacco alle 10, se no solitamente io mi sveglio per le 8.15, 8.30, dipende con quanta fretta voglio fare le cose. Chiaramente qui c'è il mio cappuccino immancabile, come avete visto, che mi tiene sveglia, anche perché stanotte non ho dormito nulla, cioè avrò dormito tipo 3 ore e mezza, una roba del genere. In più del sonno arretrato, quindi cappuccino necessario. Bene, intanto che vi racconto, inizio dal make up perché altrimenti oggi, ragazzi, non esco più di casa. E quindi, che cosa è successo, Ele? Raccontaci. Se non avete visto uno degli ultimi video, comunque il vlog in cui vi raccontavo del lavoro, ve lo lascio qui nelle schede sotto nell'info box, vi spiegavo appunto che avevo trovato questo lavoretto estivo, che era stata più, diciamo, una coincidenza che altro, che era un lavoretto estivo in un negozio di abbigliamento a conduzione familiare, quindi non era una catena, in cui avrei appunto dovuto passare tutto agosto e tutto settembre, per più che altro una questione di comodità loro per la copertura delle ferie. Infatti il mio contratto scadeva a ottobre, il primo di ottobre scadeva, e non so se effettivamente in quel video ve l'avessi detto, comunque il mio intento era quello poi di non continuare a lavorare, anche perché avrei riniziato l'università, e onestamente avere un lavoro part time di 30 ore più YouTube più l'università più altre mille cose non era onestamente nei miei piani, anche perché ve l'ho già detto mille volte, YouTube è il mio lavoro principale, quindi voglio concentrarmi su questo. E quindi insomma tutto quello che faccio al di fuori, come può essere appunto un lavoro in un negozio di abbigliamento, è una cosa più che altro che faccio un po' per fare esperienza, un po' per uscire sempre dall'ambito abitativo, perché altrimenti io sarei sempre chiusa nella mia stanza seduta alla scrivania e non socializzerei mai, perché appunto lavorando da casa con YouTube. All'università la maggior parte delle volte non frequento, quindi non vedo nessuno. Ho bisogno di uscire, prendere aria, fare esperienza, e quindi insomma vabbè, vi avevo comunque spiegato tutto in quel video. Quindi avevo colto la palla al balzo per farmi questi 2 mesi comunque che ti formano, volendo o nolendo, e poi appunto a ottobre, quando mi sarebbe scaduto il contratto, basta, non avrei più lavorato. In quel video vi ho detto che a lavoro mi trovo molto bene, cosa che effettivamente è vera, nel senso che io lì mi trovavo bene, era un ambiente abbastanza tranquillo, eravamo non troppe. L'unica cosa che mi turbava è che era un tipo di vendita a cui io non sono, anzi non ero per niente abituata, e in più, oltre a non essere abituata, che quello è il meno perché lo impari e ti ci abitui, era un tipo di vendita che non può rientrare nel mio DNA, nel senso che era il classico negozio in cui tu dovevi seguire passo per passo il cliente. Quindi se il cliente andava in camerino, tu dovevi andare lì, stare lì e dire: quindi come va, questo va bene, la taglia in più, la taglia in meno, serve qualcos'altro, lo volevi bene, cioè insomma era appunto proprio un lavoro in cui dovevi seguire il cliente a 360 gradi. Io, ragazzi, non ce la posso fare, cioè mi dispiace ma non ce la posso fare. Poi lo facevo perché dovevo lavorare e dovevo fare quello che mi dicevano, però
nel mio DNA questa cosa non può esistere. Ma questo, ragazzi, semplicemente perché io odio quando lo fanno con me, quindi odio poi farlo agli altri, cioè mi sembra proprio di essere invadente. Apro parentesi, so che è un tipo di vendita che è utilizzato da tantissimi negozi, tantissimi, però non è un tipo di vendita che è adatto a me, quindi io soffrivo più che altro quella parte lì, cioè io da quel punto di vista facevo tanta fatica. In più, altra cosa che non vi ho detto è che era un negozio in cui il target, quindi diciamo la vendita, era per persone grandi, cioè comunque la maggior parte delle persone che entravano in negozio erano persone molto grandi, cioè molto grandi, non ottantenni, però nemmeno la ventenne, cioè partiva secondo me tipo dai 35-40 in su. Quindi capite bene che per me era anche difficile, no, relazionarmi con persone molto più grandi di me, cioè nel senso, non che fosse difficile, però faccio molta più fatica a relazionarmi con una persona che ha 20 anni, 30, 40 in più di me rispetto che a relazionarmi con una persona che più o meno ha la mia stessa età. Questo inoltre valeva anche per le colleghe che avevo lì, perché oltre una ragazza che aveva un anno in più di me, tutte le altre avevano 10-15 anni in più di me, quindi non lo so, era un ambiente sicuramente diverso da quello in cui avevo lavorato nel 2022 come cassiera per 5 mesi, però insomma non era un ambiente in cui effettivamente mi trovavo male, a parte quella cosa della vendita assistita che appunto soffrivo un po', in realtà tutto il resto andava più o meno bene. In più, ragazzi, io sono una che va molto tra virgolette a sopravvivenza e che tende a sopportare molto, quindi anche se non è un ambiente che mi piace al 100%, ma so che devo stare lì per un tempo limitato, è una cosa che mando giù, anzi cerco di trasformare in un qualcosa che possa piacermi il più possibile e basta, mi faccio i miei 2 mesi o comunque il tempo che devo fare e poi boh, finisce lì. Quindi io non avevo assolutamente idea di cambiare, non era il mio interesse proprio zero, fino a quando avevo iniziato a lavorare da 5 giorni, una roba del genere, ero in cucina e mi arriva un messaggio su WhatsApp. Mi scrive questa ragazza e mi fa: ciao Eleonora, sono Tizia, ti scrivo dal dipartimento di X per fare una preselezione in modo da eventualmente poi fissare un colloquio o comunque una chiacchierata conoscitiva per appunto lavorare in X negozio. Io, ragazzi, quando ho letto il messaggio, testimoni mia madre che era in cucina con me, sono sbiancata, perché aspettavo questo messaggio da mesi, perché appunto mi è arrivato questo messaggio da un negozio in cui io ho sempre voluto lavorare. In più ho sempre detto che questo negozio sarebbe stato l'unico per cui io mi sarei fatta in 4 per riuscire a organizzarmi tra questo eventuale lavoro, YouTube e università. Sarebbe stato l'unico negozio per cui l'avrei fatto. Quindi ho detto: cavolo, cioè mi arriva questa proposta in questo momento in cui sto già avendo un altro lavoro, cioè sto già lavorando da un'altra parte. Cioè ho detto: che sfiga, che sfiga, anche perché appunto io avevo mandato il curriculum in questo negozio mesi prima. Quindi ho detto: cioè proprio tempistiche perfette. Quindi io di prima acchitto rispondo alla ragazza e le faccio: ciao, guarda, grazie mille, però io purtroppo adesso, cioè purtroppo, io adesso sto già lavorando da un'altra parte, starò lì fino a ottobre, se avete bisogno da subito io purtroppo non sono disponibile, se invece avete bisogno più avanti io sono tranquillamente disponibile. Mi fa: guarda Eleonora, grazie mille, però noi stiamo cercando una persona da inserire nel team fin da subito, quindi nel caso ci teniamo in contatto e bla bla bla. Lì, ragazzi, mi si è spezzato il cuore, però io onestamente non sono una persona che sa rimuginare sulle cose, cioè se ormai è andata, e quindi ho detto: vabbè, vuol dire che in questo momento non era destino, insomma. Che cosa succede? Succede che tutte le persone che mi stavano intorno in quel momento mi dicono: Ele, ma secondo me tu hai sbagliato, dovevi comunque provare a fare il colloquio, così poi vedevi, anche perché io lì nell'altro negozio, cioè nel negozio in cui stavo lavorando in quel momento, ero ancora in prova. E per chi non lo sapesse, quando sei in prova tu non hai obbligo di preavviso, tu da un giorno all'altro puoi dire: guardate, io da domani non vengo più. A differenza di quando invece finiscono i giorni di prova, che inizia effettivamente il contratto e quindi poi tu almeno hai, se non sbaglio, 15 giorni di preavviso da dare. Quindi queste persone appunto che mi circondavano mi hanno detto: no, ma secondo me tu comunque dovevi fare lo stesso il colloquio, dovevi provarci, proprio perché sapevano quanto io tenessi a questa proposta, solo che insomma per una serie di dinamiche non mi sembrava troppo corretto e quindi ho detto: vabbè, lascio stare. Il giorno dopo, ragazzi, parlo con mio fratello che mi dice: guarda, la mamma mi ha detto comunque della proposta che ti è arrivata, se
per te è una cosa che può valerne la pena, cioè non pensarci due volte e fai il colloquio. Anche perché se è quello che stavi aspettando e quello che effettivamente vorresti fare, fallo, non perdere tempo. Quindi io ero a lavoro in quel momento, esco da lavoro, stacco se non sbaglio tipo alle 7-8, scrivo alla ragazza e le faccio: ciao, guarda, in realtà ci ho tra virgolette ripensato, vorrei fare un colloquio se è possibile, perché io qui sono ancora in prova e se c'è la possibilità di spostarmi, tra l'altro in un posto cioè molto più vicino a casa, perché nel posto in cui lavoravo prima dovevo andare in macchina e la situazione macchina da me è un po' complicata perché dobbiamo incastrarci un po' tutti con gli orari. Quindi le ho detto appunto: guarda, se ci fosse la possibilità di fare un colloquio sarebbe perfetto. E insomma le ho spiegato un po' la dinamica. Il giorno dopo, che era giovedì, me lo ricordo perfettamente, io ero a casa da lavoro, avevo il giorno di riposo, faccio questa prima chiacchiera conoscitiva con questa ragazza. Lei mi spiega un po' il lavoro, chiacchieriamo, insomma mi chiede che cosa faccio nella vita, più che colloquio veramente chiacchiera conoscitiva. E poi mi fa: guarda Ele, per me è andato tutto bene, il feedback è positivo, quindi se non ti dispiace io fisserei un secondo tra virgolette colloquio con l'altra ragazza che si occupa appunto proprio dell'assunzione vera e propria. Quindi io mezz'ora dopo mi ricollego in videochiamata con un'altra ragazza e alla fine della chiacchierata, in cui racconto un po' a lei quello che facevo, i miei interessi, insomma un po' di cose, mi dice: guarda, io oggi vorrei chiudere il capitolo assunzioni per Sub 2 di Bologna, quindi il tempo di sentire la manager, ma ti dico insomma che è andato molto molto bene. Quindi insomma lei mi aveva già dato un po' la garanzia di essere dentro. E poi circa mezz'oretta dopo mi scrive un messaggio e mi dice: guarda Ele, che sei dei nostri. E io super mega iper contenta, penso veramente di aver fatto i salti di gioia per 15 minuti, cioè super 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 felice. Io sono stata assunta giovedì, sabato, quindi due giorni dopo aver fatto il colloquio, dopo essere stata assunta, ho iniziato a lavorare da Subdued. Allora, il mio contratto è un contratto al bacio, perché è un contratto di 20 ore, quindi a differenza dell'altro in cui facevo 30 ore, questo sicuramente mi permette di avere molto più tempo libero. Inoltre è un contratto in cui io so di lavorare 3 giorni a settimana, sempre quasi gli stessi, e poi appunto ho 4 giorni off. Quindi per me, ragazzi, veramente perfetto, anche eventualmente da conciliare con l'università. In questi giorni sto lavorando tantissimo, ho fatto tantissime ore di straordinario, motivo per cui sono un po' sparita, semplicemente perché stanno in negozio dalle 10 fino alle 7 e mezza di sera. Capite che veramente, cioè, passo tutto il giorno là dentro. Ma vi dico la più onesta verità, ed è la cosa che ho detto fin da subito anche alle ragazze che lavorano con me, è che non mi pesa. Cioè, ragazzi, non so come sia possibile, ma 8 ore là dentro lavorative non mi pesano per nulla. Cioè, non dico che non le sento, perché chiaramente, cioè, sento che stanno passando 8 ore, ma non è una cosa che pesa. Cioè, io non guardo l'orologio e dico: cavolo, mancano ancora 4 ore, cavolo, sono passate solo 2 ore, cioè. E non so come sia possibile, ma lì dentro il tempo passa più velocemente. Poi è chiaro che dipende tantissimo, ma tantissimo, anche da quello che c'è da fare in negozio, se c'è più movimento, se è una giornata un po' più tranquilla, dipende da un sacco di cose. Però in generale lì dentro, sarà che appunto l'ambiente è molto giovane, sono tutte ragazze che hanno la mia stessa età o qualche anno in più, tutte super simpatiche, le ho conosciute tutte e sono veramente un amore, veramente un amore. Non so appunto effettivamente che cosa sia, fatto sta che è così. E quindi boh, sono super 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 contenta. Tra l'altro mi è anche capitato che qualcuno di voi entrasse in negozio, che mi chiedesse, che mi fermasse. Altri non mi hanno fermato, ma poi mi hanno scritto su Instagram. Quindi ragazze, se venite in negozio, se passate e volete farmi un saluto al volo, io sono super mega disponibile. Anzi, sono contenta se mi fermate, facciamo due chiacchiere. E nulla, quindi nuova esperienza, basta, non c'è nient'altro da dire se non che sono veramente veramente contenta. Bene, penso di aver parlato anche abbastanza. Io intanto ho finito il make up, oggi sono andata di mascara marrone per rimanere un po' più soft, setting spray. E intanto che il setting spray si asciuga, passerei all'outfit. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere quello che ho selezionato. Per quanto riguarda i pantaloni, la selezione è questa. Sono tutti e 3 di lino, chiaramente tutti Subdued. In realtà ho anche il blu, ma è a lavare, quindi questi qui sono i colori disponibili adesso. Tra l'altro ieri ho preso questo qua, quindi questo qui è nuovo, bianco, stupendo. Mentre per quanto riguarda le magliettine, queste sono quelle a disposizione, perché anche qui tutte le altre sono a lavare, quindi
abbiamo questo top molto corto fatto a mo' di fascia, magliettina super easy con scritto Daily Report grigio, questa qui una delle mie prefe, canottierina bianca con i bordini blu, quindi adesso capisco un attimino cosa mettermi. Bene ragazzi, make-up completato, ho anche aggiunto la matita con il gloss e ho fatto i capelli perché non so per quale santo ragazzi a me scattano queste cose in mente, non mi piacevo liscia. Ieri mi sono appunto fatta la piega liscia e non mi sono riuscita a vedere per tutto il giorno, stamattina uguale, quindi li ho un po' abboccolati, ho fatto delle beach waves molto molto morbide anche perché sotto avendo la piega liscia sono subito scese, però mi piacciono, vi giuro, tantissimo, tra l'altro era una vita che non mi facevo mossa, quindi questo è il look, adesso vi faccio vedere l'outfit e volo. E questo alla fine è il look che ho scelto, quindi ho messo i pantaloni bianco di lino nuovi, sopra la magliettina grigia, così, che mi piace un sacco. Ai piedi sto utilizzando solo praticamente le Converse platform, più che altro perché i pantaloni mi stanno lunghi, quindi questi qui mi alzano un po'. Mentre come borsa mi sto sempre portando praticamente questa qui di Shein, che è bella capiente, infatti ci metto un bel po' di cose che adesso vi faccio vedere. Questa borsa ragazzi vi giuro che la sto amando, ve l'avevo già messa nei preferiti del mese un po' di tempo fa, ma per andare al lavoro è perfetta. Dentro infatti troviamo un libro, più che altro perché oggi è la pausa di un'ora e mezza, quindi voglio assolutamente leggere un po'. Portafoglio, AirPods, occhiali da sole che adesso mi metto, chiavi di casa, salviettine che possono sempre servire e per ultimo le chiavi del negozio. Metto anche gli occhiali, sempre subdued tra l'altro. Ho preso anche la mia super mega bottiglia d'acqua e volo. E un quarto. Io ragazzi sono tornata a casa da circa un quarto d'ora, vi giuro che oggi sono distrutta, assolutamente distrutta, tra tutti i giorni in cui ho lavorato questo è stato senza dubbio il più impegnativo, più che altro perché oggi è stato il mio primo giorno di merce, infatti oggi ci è arrivata tutta la merce nuova in negozio ed è stata una giornata super super movimentata, sicuramente mi è passata così perché mi è passata subito avendo mille robe da fare, ma a livello fisico mi sento proprio stanca, senza forze praticamente, però a parte questo sono super super contenta. Ho finito alle 7:30, quindi poi il tempo di aspettare il bus, arrivare a casa, si sono fatte praticamente le 8:15 e nulla, adesso mi aspettano 3 giorni di off, quindi sarò a casa sia sabato che domenica che lunedì, in modo da potermi organizzare anche le cose per YouTube e finalmente riuscire magari a pubblicarvi qualcosa, quindi sono molto 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 contenta e basta. In realtà io direi che questo video può finire qua, questo Get Ready With Me un po' particolare. Ci teniamo insomma ad aggiornarvi perché il mio canale si basa principalmente su ciò che riguarda la mia vita e questo mi sembrava un aspetto abbastanza importante da raccontarvi e quindi niente, vi ho raccontato un altro piccolo pezzettino della mia vita e nulla, vado a mangiare, vado a idratarmi, vado a cambiarmi perché sono super sudata e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto come sempre compagnia. Se vi va seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube, e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Bacio.